Il futuro, lei mi chiede. Certo, il futuro presenta luci e ombre, le ombre relative alla progressiva riduzione degli organici, ma anche le luci, come ricordavo prima in conferenza stampa, questo nuovo organico fissato per decreto dal Ministero che ci vede con più 48 unità di organico. E quindi questa è una bellissima notizia che è giunta da poco tempo e che è assolutamente dà grande speranza, perché quando saranno compiuti tutti i passi per avere queste 48 unità in più, l'opificio tornerà a pieno regime, con la piena completezza di tutti i suoi reparti. Certamente avrete bisogno comunque del sostegno economico anche di Beh, altri. certo, questo è sempre stato, la città, i suoi enti, le sue istituzioni sono tutte molto sensibili a questo. Devo dire, per noi è una fortuna vivere in una città, in un territorio come Firenze e la Toscana, in cui dagli enti locali, i privati, le imprese hanno tutti il piacere di collaborare, tutti si sentono coinvolti al salvataggio di questa che è l'eredità comune di tutti noi, è l'identità della nostra fiorentinità. E questo non è mai mancato e sono certo che non mancherà nemmeno in futuro. Quale sensibilità percepisce nell'opinione pubblica nei confronti di enti come l'opificio e che svolgono questo importante ruolo? Ma io sono assolutamente convinto che vi è una grande sensibilità. Noi iniziamo anni fa a fare delle visite guidate ai laboratori e alla fine siamo stati costretti a porre dei limiti, a dedicare un impiegato apposta a organizzare, prendere le prenotazioni, eccetera, dalla quantità sterminata di richieste, come se fossimo un grande museo, ma ovviamente essendo invece un posto dove si deve lavorare, non è che puoi avere visitatori in continuazione. Ecco. La risposta di questi numeri di richieste di visite e l'entusiasmo con cui le persone di solito escono dalle nostre stanze, dai nostri laboratori, mi fa essere molto molto ottimista.